Eccoci, siamo partiti. Allora, benvenuti tutti quanti, stiamo per iniziare. Facciamo soltanto un mini check prima di partire. Scrivetemi in chat se mi sentite, se vedete lo schermo, se è tutto ok. Vediamo se qualcuno ce lo conferma. Yes, ok, grazie mille a tutti quanti. Allora, possiamo partire. Benvenuti al Meetup Aperitech Online Edition con la situazione che ha praticamente invaso la vita di tutti noi, tutti gli appuntamenti con Aperitech che si sono svolti nelle diverse location d'Italia. Oggi sono tutti online e potete seguire il calendario attraverso i canali che vedete qui in questa slide. Perdonatemi, non mi sono presentata per chi non mi conosce, io sono Fabiana, Community Manager di Codemotion. Vi invito quindi a seguire il canale Telegram, a seguire anche il Dev Calendar, a iscrivervi alla Tech Community su Facebook, dove trovate anche vari topic post Meetup, la registrazione dei Meetup. E oltre alla piattaforma Codemotion, Community di Codemotion, che conoscete bene perché siete tutti, provenite tutti da lì, vi consiglio di seguire anche la piattaforma Events, dove trovate anche la programmazione dei webinar. Queste sono quindi, diciamo, le attività online che abbiamo intensificato in questo periodo. Quindi, oltre agli online meetup, i free webinar, le coding challenge, il Dev Magazine per restare aggiornati e i training programs. Questo tutto sulla piattaforma codemotion.com. Abbiamo lanciato anche un nuovo format, il Dev Lunchbox. Tutti i giorni alle 12 potete connettervi sulla pagina Facebook di Codemotion oppure direttamente sulla piattaforma codemotion.com e seguire il live streaming. Ogni giorno un topic e uno speaker diverso, dalla durata dai 5, 10 al massimo 20 minuti, per condividere il pranzo insieme, appunto, ogni giorno con uno speaker diverso. Velocemente vi faccio presente anche che ci sarà il 27 maggio la conferenza online dedicata al deep learning. Trovate sotto il link e il QR code che potete già adesso utilizzare per conoscere esattamente la programmazione di questo evento. Ovviamente è un evento gratuito e online, maggio 27. Questa è la programmazione dei prossimi meetup. Scusatemi, la slide non l'ho aggiornata, colpa mia. Ve la aggiorno mentre facciamo il meetup e ve la ripropongo più tardi. Allora, per interagire durante il meetup, no, scusatemi, a fine talk, per interagire con Andrea, a cui lascio a breve la parola, potete utilizzare due strumenti. Potete usare il Raise Hand, io vi darò la parola per parlare direttamente con lo speaker. Se non ve la sentite, invece potete scrivere le vostre domande in chat e a termine del talk le leggerò io per voi. Ho finito. Adesso vedo che siete arrivati, siete abbastanza, quindi lascio la parola ad Andrea, a cui assegno il ruolo di relatore per condividere il suo schermo. Ok, Ecco qua. Perfetto, vado. Andrea, lo schermo è tutto tuo, io resto qui in ascolto, quindi se ci sono domande, ripeto, potete scriverle in chat oppure prenotarvi con il Raise Hand. A più tardi. Ok, allora, grazie Fabiana, grazie a tutti per essere qui. Questo è un webinar organizzato in seno a un'iniziativa che è quella dei Accessibility Days. Ok, quindi oggi parliamo di Azure Cognitive Services, soprattutto che cosa sono gli Accessibility Days. Allora, gli Accessibility Days sono un evento, una conferenza che quest'anno giunge alla quarta edizione. Prima edizione Ancona, poi Bologna, poi ancora Ancona. Quest'anno pensavamo a Milano, sarebbe avvenuto il 22 e il 23 di maggio presso l'Istituto dei Ciechi di Milano. Ovviamente sappiamo qual è lo scenario che stiamo vivendo in questo momento e non siamo stati disposti a
rinunciate a un'opportunità che secondo noi è importante, perché è importante parlare del tema dell'accessibilità per noi che orbitiamo intorno al mondo dello sviluppo software del digitale e cercare di presentare questa tematica in modo, come dire, non solo comprensibile a noi, ma anche attivabile. E quindi abbiamo detto, va bene, andiamo online, abbiamo mantenuto quindi sarà in streaming, tutte le informazioni sono disponibili sul sito, iscrivetevi, perché comunque l'evento prevede una iscrizione che è gratuita, però ci permette di rimanere in contatto con voi e darvi, man mano che ci avviciniamo, eventuali comunicazioni. Abbiamo mantenuto le date originali e dà un senso aver mantenuto queste date perché il terzo giovedì di maggio è il Global Accessibility Awareness Day, cioè è la giornata mondiale per la consapevolezza, awareness, il tema di accessibilità, è una giornata mondiale e quindi sostanzialmente esistono vari chapter, quindi vari eventi in tutto il mondo che in quel giorno, in quei giorni si affiliano, aderiscono. E quindi vengono anche raggruppati sul portale del GAB. Basta fare un po' di ricerca su Google per appunto GAD o anche Global Accessibility Awareness Day. Abbiamo un hashtag, questo per chi auspicabilmente volesse twittare durante l'evento, darci feedback quant'altro. L'evento da sempre è stato corredato da esperienze collaterali rispetto alla sola, tra virgolette, conferenza, che è una conferenza frontale e di networking, conosciamo le conferenze, ma abbiamo sempre provato ad aggiungere delle attività, delle esperienze sensoriali. Abbiamo sempre potuto organizzare la visita al museo tattile e vi assicuro che provare a riconoscere Guernica tastando con le mani mentre sei bendato non è la cosa più semplice del mondo, è un'esperienza. Abbiamo fatto due cene al buio, la degustazione al buio, perché Stefano, che è con noi oggi, che è tra i founder dell'evento, nel board dell'evento, è anche un assaggiatore di vini e formaggi. Io personalmente mi sono portato a casa che durante la degustazione di formaggi al buio ho scambiato quello preso al supermercato che costava 2 lire e mezza per il formaggio che invece doveva costare un botto di soldi. Poi ho avuto una delle paure più grandi della mia vita, facendo la strada a piedi, bendato dalla sede dell'evento, il secondo anno a Bologna, fino al luogo dove abbiamo fatto la degustazione. È stata una cosa divertente perché a un certo punto l'ho bendato e la mia accompagnatrice, Rossi, una ragazza non vedente, che conosceva il percorso ed è abituata a percorrerlo abitualmente, il che significa attraversare strade senza vedere, tanto per dirne una, a un certo punto mi disse che mi stava sentendo un pochino tremare, no? Mi sentivo un po' teso, ecco, e mi diceva non c'è motivo, come mai? Sei così teso, e io le risposi, gli dico esattamente quello che risposerebbe, non lo ricorderò per tutta la vita. Ho detto: guarda Rossi, io sono stato agonista di boxe francese per 7 anni della mia vita e sul ring penso di non essermi mai cagato addosso come negli ultimi minuti, che poi quanto saranno stati, 5 minuti, 20, non ne ho idea, è stata la cosa più lunga della mia vita. E quindi tante esperienze collaterali.
Quest'anno avevamo in mente anche l'hackathon, un hackathon teso a produrre qualcosa che serva. A me viene in mente gli after hours, no? Adesso fa qualcosa che serva, che anche per te se sto paese è una merda. E ovviamente un hackathon in teoria richiederebbe presenza fisica, non si può, la presenza fisica, perfetto, allora abbiamo reso virtuale anche l'hackathon. Siamo partiti il 6 di aprile, siamo nella fase di raccolta delle idee, delle challenge. Chiunque può proporre un'idea tramite il nostro sito o la pagina dell'hackathon, o pensate di aver incontrato un'esigenza attinente al tema dell'accessibilità sul luogo del lavoro, nel tempo libero, non fa differenza, e proporre anche un'ipotesi risolutiva, nonché registrarsi come team per partecipare o anche solo come individuo partecipante che poi aiuteremo ad affiliarsi a qualche team o aiuteremo il team a formarsi. Questa fase prosegue ancora per tutta questa settimana, a valle della quale, con una giuria dove presenziano anche persone che rappresentano l'esigenza in sé, per esempio come l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, che da sempre ci patrocina. Fa beneficiare il proprio patrocinio all'evento, valuteremo quali proporre davvero ai team, quindi quali di tutte le proposte. Guardate, ad oggi siamo a una quindicina di proposte ricevute, raccolte sia spontaneamente, sia andando in questo col grande supporto del programma Ambizione Italia di Microsoft Italia. Andando anche presso le aziende, mi vengono in mente, non faccio nomi, ma ad andare a comprendere quali sono le necessità di questo tipo di utenza sul luogo del lavoro. Per esempio, ecco, questa domanda mi sento di farlo perché è pubblico, l'anno scorso in conferenza Vincenzo Bifano, che è Solution Architect di RAI, in seno al team HR risorse umane, ci è venuto a spiegare come la RAI ha affrontato il tema del rendere accessibile il software usato internamente. Ok? Perché ci sono colleghi, magari loro in missione, che necessitano di poter banalmente effettuare un rendiconto delle spese sostenute. Ok? Quindi abbiamo raccolto le sfide. Scremeremo in giuria, avviteremo le sfide, ogni team potrà adottare la sfida, l'idea che preferisce, andrà, la timeline poi è precisamente, facciamo così, la timeline è disponibile sulla pagina dell'hackathon, dell'evento, quindi sul nostro sito. Quindi tutte le tappe sono qui, assolutamente. Il punto è che quattro team verranno scelti come finalisti e il 22, quindi il primo dei 2 giorni della conferenza, avranno a disposizione 10 minuti per pitchare la propria soluzione, per il giorno dopo vedere chi sarà il vincitore. Cosa vince il vincitore? Beh, allora, di sicuro abbiamo dei buoni spesa per i primi 3 team, ma per il vincitore abbiamo in serbo un'ulteriore sorpresa che comunque comunicheremo nei prossimi giorni. E infine, webinar. Siamo qui perché quello che stiamo provando a fare è avere un percorso didattico a supporto dei partecipanti, dei team, e quindi dire perfetto, magari i team vorranno nella loro soluzione
optare per l'uso di intelligenza artificiale, ultra semplifico, riconoscimento del linguaggio naturale, sintesi vocale, computer vision, e quindi siamo qui oggi a parlare di queste cose. O magari una soluzione potrebbe essere low code, e quindi per esempio settimana prossima Rossella di Microsoft ci parlerà di Microsoft Power Platform, Aide ci parlerà il 5 di maggio. L'idea è avere durante tutto l'hackathon un appuntamento settimanale al martedì sera, proviamo ad avere un'iniziativa, grazie anche alla collaborazione degli amici di CodeMotion, un momento per supportare i team, dandogli qualcosa che probabilmente è di valore in questo percorso. Per esempio, in termini di privacy, oppure cosa deve fare un'app o non può fare un'app in tema di privacy considerata di accessibilità. E Aide ci parlerà di questo. Oppure, in un'epoca di assistenti digitali, cosa significa implementare un assistente digitale? E quindi Enos ci parlerà di come si implementa una skill Alexa. E poi questi team dovranno pitchare, scusate, era partito l'Echo Dot, Alexa si è stata nominata, ho dovuto spegnerla. E, i team dovranno pitchare e quindi Lorenzo, che ha una grande esperienza in merito a questi temi, ci aiuterà a capire come si prepara un pitch. Quindi questo è il senso dell'iniziativa dei webinar e siamo qui per parlare stasera di Cognitive Services, e iniziamo a parlare di Cognitive Services. Ok, andiamo al volo sulle slide. Abbiamo una prima parte nella quale ci mettiamo d'accordo su alcuni concetti, e però dopo partiamo a bomba vedendo esempi reali, ok, di utilizzo di questa implementazione di modelli di intelligenza artificiale, vedendoli prima isolati gli esempi, quindi come riconosco l'intento di un utente che ha chiesto qualcosa verbalmente, come riconosco la lingua nella quale ha parlato, come faccio a capire se uso la fotocamera, che cosa sta vedendo il modello, ci sono persone, quindi partiremo con degli esempi prima molto puntuali e poi proveremo a metterli assieme per vedere come si costruisce una soluzione, ovviamente tutto questo avendo d'occhio il tema principale di questa serie di webinar, dell'iniziativa Hackathon, in seno all'iniziativa Accessibility Day, cioè l'accessibilità. Quindi, ripeto, qualche slide, ci mettiamo d'accordo sui concetti, esempi ad uno di i vari servizi cognitivi e poi andiamo per the full monty, ok? Il servizio completo. Ora, se ci siamo mai interessati di intelligenza artificiale, probabilmente avremmo incontrato il termine machine learning, e per il grosso di noi intelligenza artificiale è machine learning. Allora, in questo scenario, cos'è machine learning? Cosa sono i cognitive services, come si correlano tra di loro, non sono per niente correlati. Allora, io sono uno sviluppatore, questo sono, sono tanti anni che sono uno sviluppatore e è bello essere uno sviluppatore. Sono stato cresciuto pensando che devo programmare, scrivo codice, c'è un algoritmo, quelli già disponibili in letteratura o quello che scrivo io. Macina delle informazioni, il mio codice sostanzialmente implementa l'algoritmo o lo usa perché c'è dentro una libreria, nessuno si mette a implementare un quicksort. Per intenderci, sta di fatto che produco delle informazioni, delle risposte, che può essere quanto ho fatturato l'anno scorso, piuttosto che quanto vale un appartamento, per intenderci. Questo è il nostro codice. Perfetto. Nel mondo del machine learning cambia qualche cosa. Innanzitutto, come starete per vedere, che io non sono fatto per fare slide PowerPoint, perché questo c'è l'animazione. Allora, nel mondo del machine learning, vedete quel answer lì, non sono riuscito a metterlo a posto. Va bene, continuerò a fare lo sviluppatore, evviva.
Quello che cambia quando introduciamo machine learning è che in realtà partiamo dalle risposte e da un botto di informazioni, e quello che fa il nostro engine di intelligenza artificiale è produrre il modello, che è l'algoritmo. Quindi, paradossalmente, noi partiamo da un insieme di dati che abbiamo classificato, che potrebbe essere, tanto per fare degli esempi, ok, allora vogliamo riuscire a predire il valore di un appartamento. Perfetto. Allora, facciamo un bel foglio Excel dove per ogni riga ci sarà un appartamento, per ogni colonna metteremo tutte le caratteristiche dell'appartamento che secondo noi influiscono sul prezzo, la metratura, l'indirizzo, e lì sta a noi dire, beh, l'indirizzo metto sia la via, sia il CAP, sia la città, scelgo io, e il numero di servizi, il numero di metri quadri calpestabili, il piano, ok, tutto quello che riteniamo rilevante, e per una colonna mettiamo il prezzo, ok? Quindi ovviamente quando noi mettiamo il prezzo, come esseri umani, stiamo dicendo questo è il prezzo giusto per un appartamento che ha tutte queste caratteristiche. Perfetto. E di questi appartamenti ne produciamo tantissimi, veramente tantissimi. Ok? Quanto? Diciamo un bottigliardo. Quant'è un bottigliardo? Beh, c'è chilo, mega, giga, tera, botto, e bottigliardo più il botto, quindi è veramente tanto tanto tanto. Perché quello che sa fare un engine di machine learning, per intendere, ultra semplificando, è una clamorosa operazione di pattern matching per capire come i vari attributi che noi abbiamo censito influiscono su quello che abbiamo dato come risultato finale. Ok? Questo è un esempio piuttosto strutturato, ma è un esempio più semplice, il classico è spam, non è spam, prendo un milione di frasi, per ognuna di esse dico questo è spam, questo non è spam, e poi il mio motore analizza le singole frasi per cercare di capire cosa comuna tutto ciò che è spam e cosa comuna a tutto ciò che non è spam, ok? Ovviamente il consiglio è accanto a quel è o non è, aggiungiamo sempre un probabilmente, perché vedremo che quello che otterremo sempre è un indice di confidenza. Anche noi come esseri umani raramente siamo 100% sicuri di qualche cosa, e quindi il tema dell'indice di confidenza è un tema reale. Perfetto. Ok. Produrre un modello di machine learning è un'opera piuttosto costosa. Quindi questo è lo scenario sul quale ci basiamo alla fin fine, perché quindi abbiamo il modello che vogliamo chiamare l'algoritmo che è pronto, magari troviamo anche sul mercato, ci sono tantissimi mercati, modelli già pronti, anche open source. Il primo che viene in mente è PulseNet. PulseNet è un modello che appare in presentazioni. Una di queste è basata, per esempio, su TensorFlow, che è l'engine di machine learning di Google, okay? La libreria di machine learning di Google. E PulseNet permette di, di fare computer vision, guardare una foto di uno o più esseri umani e comprendere, dove siano i punti strutturali, di quell'essere umano, i gomiti, le ginocchia, le mani, gli occhi, le labbra, per intenderci quello che faceva il Kinect, per chi dovesse mai aver avuto una Xbox col Kinect a casa. L'idea è che noi a questo modello diamo in pasto dei nuovi dati, quelli che interessano a noi, quindi la foto che abbiamo scattato noi, e a quel punto il nostro codice che fa solo la collante, dà in pasto i dati al modello,
fa sì che il modello produca le predizioni, perché quel è spam, sì, no, probabilmente sì, probabilmente no, questo appartamento probabilmente vale tot, nel magico mondo del machine learning viene chiamato predizione. Perfetto, quindi questo è lo scenario. Un modello addestrato da qualcuno a partire da un dataset, ok? Gli diamo in pasto nuove informazioni perché così produciamo delle predizioni che sono quello che ci interessa. Meraviglioso, meraviglioso. Costruire un modello è tutt'altro che facile. Doverlo addestrare significa avere a disposizione tantissimi dati, ce lo siamo già detti, tantissimi, tantissimi dati, e non tutti sono Google o Amazon o anche Microsoft o casa IT, non tutti siedono su una montagna di dati, ok? E poi sì, ok, ci sono le librerie, ci sono modelli già pronti, aiutano tantissimo, meraviglioso, e lì, come sappiamo da sviluppatori software, entriamo nel magico mondo del versioning. Allora, è uscita la nuova versione di TensorFlow. Se aggiungo che è molto più veloce o bla 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 bla, molto più stabile, quello che volete voi. Perfetto. Se la referenzio, cosa succede? Il mio codice si spacca? Sì, no. Il modello che stavo usando, che magari non ho fatto neanche io, ma prendo fuori, funziona ancora? È compatibile? Sì, no. Per carità, come sviluppatori software, da sempre lottiamo col tema del versioning, abbiamo sempre vinto, più o meno. Vinceremo anche questa volta, però, come dire, fatemi uscire un po' l'imbruttito che c'è in me, figa un po' una rottura di balle il versioning. Ok, perfetto. Questo è il punto nel quale si vanno a inserire i servizi cognitivi. Ok, perché? Perché i servizi cognitivi, guardiamo questa, e uno dice: Andrea, è la stessa cosa che mi hai fatto vedere prima, quando stavo usando modelli pronti su TensorFlow, PyTorch, che è quella di Facebook, ML.NET, che è quella di Microsoft. Cosa cambia? Quello che cambia è che i servizi cognitivi sono, too long didn't read, delle API. Perfetto. L'idea è che qualcuno ci dà un API che noi consumiamo come un contratto software, però dietro c'è un modello di machine learning preaddestrato, specifica un dominio, quindi per esempio riconoscimento del linguaggio naturale, piuttosto che analisi del testo, sentiment analysis. Questo testo l'ha scritto uno che è incazzato oppure qualcuno che è contento? Quindi ci sono dei modelli preaddestrati, specifici ad un computer vision, specifici ad un dominio, e sono resi disponibili come servizio, cioè per noi è un API. A questo punto noi non sappiamo e nemmeno siamo interessati a sapere se siano realizzati su qualche libreria in particolare o meno, quale sia l'ultima release implementata del modello della libreria. Niente, noi chiamiamo questa API e sappiamo che il lavoro di evolvere tecnologicamente, ma anche in termini di training, quel modello è del vendor. Punto. Per noi è una API. Questo è un servizio cognitivo. Un modello di machine learning reso disponibile mediante un API che non cambia, o meglio, che evolve a una velocità inferiore rispetto a come evolverebbe se avessimo una maggiore esposizione allo stack infrastrutturale. Questa è l'idea. Non è una cosa che fa soltanto Azure, ovvio, okay? Perché le cloud, le public cloud,
tendono ad avere la propria implementazione dei cognitive services, noi oggi parliamo dei servizi cognitivi messi a disposizione da Azure. Perfetto. Nel caso specifico di Azure, ma anche questo è un concetto abbastanza ricorrente, questi servizi hanno un API che innanzitutto è una API REST, cioè se posso fare una chiamata HTTP, posso consumare questi servizi. Punto. JavaScript anche direttamente al front-end. Però sono a disposizione degli SDK nativi, dopo ne parliamo meglio, per facilitare la vita a chi utilizzi uno dei linguaggi già per i quali esiste un SDK nativo, che sostanzialmente ci dà delle funzioni che wrappano le chiamate HTTP, perché gli SDK nativi fanno le chiamate HTTP. Dopodiché, i servizi cognitivi, nel caso di Azure, sono disponibili sempre, sono disponibili con o un tier gratuito, per il quale non è garantito alcun livello di servizio. Sui livelli gratuiti, sui tier gratuiti, potrei fare una chiamata e sentirmi dire 500. Dato server, adesso no. Ok? Oppure a pagamento. Quindi su quelli gratuiti non c'è livello di servizio, mentre su quelli a pagamento c'è un uptime minimo garantito, che è quello è sempre elencato nella documentazione di Azure. C'è una pagina con un bel documentone Word con lo SLA di ogni servizio su Azure, che va dalle virtual machine ai servizi cognitivi. Okay? Quindi ho un uptime minimo garantito e ho anche una limitazione in termini di quante chiamate posso fare in una certa unità di tempo, e qui dipende dal singolo servizio, okay, all'interno di quella fascia di prezzo. Capiamoci, da questo punto di vista la limitazione tipicamente è o puoi fare un massimo di 10.000 chiamate al mese, piuttosto che 60 chiamate al secondo massimo, qualcosa di questo tipo, o una combinazione di questa cosa con un numero di chiamate che puoi fare, oltre i quali vieni billato nuovamente. Cerchiamo di fare un esempio molto molto puntuale. Language, quello che vediamo in mezzo. Quando usiamo il servizio di comprensione del linguaggio naturale, il tier più basso di pagamento ci billa, se non hanno cambiato niente e non ricordo male, 1,54 euro, qualcosa del genere, a memoria, per ogni 1.000 chiamate. Ok? Quindi faccio la prima chiamata, mi stanno billando quell'euro e mezzo, però sono a posto con le ulteriori 999. Arrivo alla 1.001esima e avrò un secondo billing che mi mette a posto per le altre 999. Quindi questo è il criterio. Tra parentesi, questa informazione è tra le poche che secondo me sono rese molto comprensibili sul portale di Azure. Quindi il mio consiglio è andate sul portale. Quindi qua facciamo un esempio. Ok, qua sono sul portale dei Cognitive Services. Non mi ricordo dove era la memoria, mai quello che faccio su Google, scrivo Azure Cognitive Services, schiaccio e piglio sul primo link in alto, che tra parentesi è anche quello sponsorizzato, così contenti tutti. Ho trovato quello che volevo. Google ha fatto funzionare AdWords e vi sono tutti felici e contenti. Ok? Quindi, diciamo, language, prendo language understanding, comprensione del linguaggio naturale, lui va
sulla sua pagina c'è sempre pricing che è abbastanza, ok, facile da consumare. Quindi abbiamo quello gratuito che dice 5 chiamate al secondo al massimo e un massimo di 10.000 chiamate al mese, sulle quali ovviamente non abbiamo alcun livello di servizio garantito. Punto. Mentre se passiamo allo standard, abbiamo che è 1,02 euro. Allora ricordavo bene, ah, Andrea, come ricordavo bene, hai detto 1,50 euro, invece era, qui c'è scritto 1,02 euro. Nel mondo cloud i prezzi vanno tendenzialmente a scendere a parità di tier. Quindi dall'ultima volta che avevo guardato, che era quell'1,5 che ricordavo, è scesa 1,2. Ma il ragionamento è questo: abbiamo a questo punto 50 chiamate simultanee al secondo, quindi potremo chiedere al servizio un massimo di 50 comprensioni di linguaggio naturale simultanee, okay, all'interno di un secondo, perdonatemi, e questo sarà il billing. Quindi alla prima richiesta di interpretazione testuale verremo billati 1.201 euro 265, poi tra 3.99 siamo a posto. Se fosse invece vocale, saremmo billati 4,06 euro per le prime. Quindi questo è la strategia più o meno attuata. Questa è la strategia attuata da tutti i servizi cognitivi, ognuno dei quali ha dei cap differenti e dei prezzi differenti in funzione del cap e del limite e del tier. Però l'idea è sempre questa. Abbiamo queste 5 famiglie, computer vision, capire cosa c'è dentro in una foto, e ricordiamoci che usare la fotocamera di fatto per noi vediamo il movimento, però per lei in realtà sono fotogrammi, quindi foto. Speech, quindi la speech API, fare sintesi vocale, produrre audio vocale da un testo, farglielo leggere, oppure capire in che lingua sia stata pronunciata una frase. Language, understanding, proveremo degli esempi, comprendere in che lingua sia stato scritto un testo. Cercare di capire qual è l'intento espresso da un utente quando dice quella cosa lì. Per esempio, il suo intento è accendere le luci della cucina, è quello che fa Alexa, per intenderci. Oppure la sentiment analysis, capire se l'utente è arrabbiato o è felice. Decision, prendere delle decisioni, comprendere se in una serie di dati alcuni punti sono delle anomalie, perché questo ci aiuta a prendere decisioni. Un pezzo probabilmente si sta per rompere, è una cosa che mi viene in mente, oppure per prendere decisioni c'è il servizio di moderazione che mi permette di capire se una foto è oscena. Cioè, facciamo il classico esempio, c'è il risotto ai frutti di mare, che pesce, sopra c'è il formaggio, mi aspetto che mi dica che è una roba oscena, non si può vedere, ok? Una roba, o la foto di Justin Bieber, quella roba non si può vedere. Infine, search è la parte che ci permette di fare ricerca basata su intelligenza artificiale, su machine learning all'interno di testi, nonché mettere delle porzioni in testi, attenzione, scusatemi, anche video, per esempio. Cioè, è un modo per completare la classica funzionalità: ti faccio vedere un filmato, portami tu di calcio, siamo in Italia, portami al momento nel quale viene segnato un gol, perché voglio arrivare a quel punto lì. Oppure in Game of Thrones, quando portami al primo fotogramma nel quale muore qualcuno, che vuol dire 3 secondi dopo. È un ottimo modo per una puntata che durerebbe un'ora passarci davanti 5 ore e mezza, perché ovviamente è un continuo. Questa è l'idea. Più di preciso, questa per ogni famiglia, è la serie di tutti i servizi a disposizione. Noi non abbiamo tempo per vederli tutti, ne vedremo alcuni. Uno che non vedremo,
molto utile ai fini dell'accessibilità, ma è probabile che avremo una sessione ad hoc durante la conferenza dell'Accessibility Days e vi consiglio di vederlo, è l'Immersive Reader. L'Immersive Reader è un servizio fatto apposta per supportare gli utenti dislessici. E tra parentesi, studiarmi un po' l'Immersive Reader è stato per me funziona anche allo scopo di capire che esistono differenti tipologie di dislessia, ognuna delle quali ha bisogno di un aiuto di tipo differente. Ok? Perfetto. In fondo ogni famiglia c'è la parte totalmente custom dove sostanzialmente abbiamo una forte capacità di produrre un ulteriore addestramento del modello. Vedremo degli esempi sul language understanding custom e sulla custom vision. Ok? Perfetto. Quindi, molto semplice. L'idea, e adesso cominciamo a farlo, per usare Cognitive Services è: uno, devo fare il provisioning del servizio, cioè devo arrivare ad avere un'istanza del servizio che posso usare. Due, opzionalmente, addestramento. Adesso capiremo perché opzionalmente. Tre, usarlo. Perfetto. Il provisioning si fa o, ed è quello che faremo noi, con la dashboard di portale di Azure, quindi si fa graficamente, okay? Oppure volendo anche via codice. Facendo il provisioning ci verrà chiesto di specificare il pricing tier, e torniamo al discorso di prima. Ovviamente poi è sempre cambiabile a caldo il pricing tier. Ok? Quindi facciamolo. Allora. Perfetto. Allora, questa è la home page della mia sottoscrizione Azure personale. Né più né meno. Quindi portal.azure.com. Basta un Microsoft account. Al limite mi attivo il piano trial e l'utilizzo, che in teoria dà anche del credito. Cioè la possibilità di usare i servizi a pagamento. Però, tanto per quello che faremo e vedremo oggi, almeno per lo sviluppo, la parte gratuita è assolutamente sufficiente. Quindi vado a creare una risorsa, perché ogni cosa vado a creare dentro la sottoscrizione Azure, che sia una virtual machine, un servizio cognitivo, è una risorsa. Ok? Perfetto. E per esempio vogliamo fare il provisioning di un servizio di riconoscimento del linguaggio naturale, quindi language understanding. Crea. Adesso mi chiederà alcune informazioni che più o meno mi chiederebbe per ogni tipo di risorsa Azure. Quindi la sottoscrizione, tra i vari abbonamenti Azure attestati sull'account utente che ho usato, quale? Perfetto. Il resource group. Resource group sono dei modi per raggruppare le risorse che andiamo a provvisionare, quindi queste sono quelle che uso per, riscorrendo il nome My Own Language Understanding Instance Service Instance, se ne frega, e qui mi chiede sia per la parte di authoring, che è quella di training, al momento non la useremo neanche, sia per quella di prediction, quindi quella che useremo per dire: ma quest'utente cosa ha chiesto? Ah, ha chiesto di accendere la luce. Bene. Dove io voglia, in quale regione geografica, quindi quali data center per intenderci, io voglia utilizzare. Non è un dettaglio da poco, perché alcuni servizi
hanno dei prezzi differenti in funzione della region che andiamo a scegliere. Allora, se, sarà controintuitivo, ma il punto è che questi, magari ci deve guadagnare, la corrente elettrica, tanto per fare un esempio, costa in maniera differente da stato a stato, i costi sono differenti e quindi non è tanto su questo tipo di servizio che ha un prezzo fisso, ma su altre, per esempio le virtual machine, mi viene in mente, potremmo incontrare dei prezzi differenti tra, che so, West Europe, che dove andremo a creare adesso, ok? E diciamo, West Europe entrambi, ok? E le facciamo gratuite in entrambi i casi. Ok. Review create, è quello che vuoi? Assolutamente sì. Adesso si sta prendendo il suo tempo, sta facendo il provisioning tra un tot, l'avrà creato, dipendentemente dal carico su quella regione in quel momento potrebbero volerci 5 secondi, diciamo che tipicamente entro il minuto avviene, però intanto possiamo fare altro, dopo ci torniamo. Ok, lui sta andando. Ora, training, che abbiamo detto opzionale. Ogni servizio cognitivo può essere, è di tipo o supervised, significa che impara dagli esempi e noi dobbiamo fornire degli esempi, ok? O unsupervised, è già pronto così. Facciamo degli esempi. Il sentiment analysis. Sentiment analysis è un servizio unsupervised, quindi è già in grado di dirmi, ok, secondo me l'utente che ha scritto questa frase era arrabbiato. Secondo me l'utente che ha scritto questa frase era contento o era neutro. E non ha bisogno assolutamente di nulla. Disponibile out of the box, il vendor nel tempo migliora il training. Nel caso dei supervised, quello che viene fatto è, per esempio, il language understanding è supervised, dopo vedremo perché. Il modello, il servizio arriva con un training di base già fatto, ma ci viene chiesto di migliorare il training nell'ottica degli scenari che vogliamo affrontare. Alcuni servizi unsupervised, non tutti, permettono di portare ulteriormente avanti il training. Facciamo un esempio: tra i servizi di computer vision c'è quello del form recognizer. Form recognizer è quello al quale io do un PDF o un'immagine che ho fatto col telefonino di uno scontrino e mi dice: ah, è uno scontrino, perfetto, meraviglioso. L'hanno già fatto loro out of the box e quindi di base io posso, sono abbastanza confidente nel potergli dare uno scontrino qualunque, una fattura qualunque, senza mi dire: secondo me questa è la fattura e questo è il prezzo, perfetto. Però alla fin fine noi dobbiamo fare OCR per una specifica azienda, quell'azienda ha valanghe di documenti da scansire che sono boh, fatture della Vodafone e quant'altro, che hanno uno specifico formato, una specifica struttura. Ok, allora io posso prendere i documenti che ho già e usarli per migliorare il training di base per venire meglio, ulteriormente meglio incontro alle mie necessità. Ok? Quindi o supervised, sanno già fare da loro di base. Scusate, supervised vanno istruiti, unsupervised bravissimi da soli, alcuni unsupervised possono essere ulteriormente istruiti. Perfetto. Consumarli dopo
gli scenari di supervise and supervise, quando uno a uno adesso ci mettiamo ad usarli, vedremo esattamente degli esempi di come uso uno che è già pronto così, come addestro quell'altro. E infine consumare. E infine consumare significa o chiamata HTTP o questi sono gli SDK pronti al momento. Ok? Quindi dei package, io ho referenze, delle librerie e ho delle primitive che rendono più comodo interagire e consumare i servizi piuttosto che scriversi a mano le richieste HTTP. Ora, due cose. Siccome parliamo di richiesta HTTP, questo significa che ogni servizio che andiamo a creare, e adesso che torniamo nella dashboard lo vedremo, ha innanzitutto un endpoint, cioè uno URL al quale io faccio la chiamata. Due, una key, cioè una password, che dovrò usare per fare una richiesta autenticata al mio endpoint, cioè so qual è il mio endpoint e specifico quando faccio la richiesta la mia chiave, la mia password, così lui capisce che sono titolato a fare quella chiamata. Per intenderci, sempre tornando alla documentazione, qui ho preso il content moderator, che è uno dei servizi. Per intenderci, ci stiamo dicendo che l'endpoint è questo, questa parte è sostanzialmente la region. Nella documentazione c'è scritto in funzione di quale region, della region dove ho testato la mia istanza, cosa devo scrivere. Okay. Farò la mia post verso quello URL facendo cosa? Mettendo nel body l'immagine, questo JSON, che permette di dire: guarda, dell'immagine che ti chiedo di interpretare, ti sto dando lo URL, e quindi il value è lo URL dell'immagine, perché altrimenti avrei potuto anche specificare: ti sto dando l'immagine in sé e avrei dato lo stream base64, encodato base64 dell'immagine. Quindi questa è la richiesta HTTP. Nella richiesta HTTP dovrò aggiungere l'header HTTP chiamato così, valorizzandolo alla key che, torniamo nella dashboard, go to resource, per esempio, keys and endpoint, vedete, di quello che abbiamo appena provvisionato, che poi andrò ovviamente a cancellare, questo è l'endpoint al quale dovremo fare la post, e questa è la key. Ok? Quindi, premesso che si può vivere anche di sole chiamata HTTP, noi nel resto di questo webinar, adesso cominciamo a vedere tutti un po' di esempi divertenti, useremo l'SDK per C Sharp, che ci semplifica moltissimo la vita. Perfetto. Allora, riconoscimento del linguaggio naturale. Riconoscimento del linguaggio naturale significa che viviamo in un mondo di assistenti digitali e possiamo pensare a esperienze differenti. Ok? Questa è la tassonomia, ce lo siamo già detto, vari servizi appartenenti alla categoria del language. Noi oggi giochiamo un po' con Language Understanding, che abbiamo appena provvisionato, e Text Analytics, che è quello che per esempio mi permette di comprendere in che lingua, quale lingua, italiano, inglese, sia stata usata per specificare un testo, o la sentiment analysis, oppure capire di che cosa stia parlando quel testo. Ok? Allora, cominciamo dalla Text Analysis. Cominciamo dalla Text Analysis. Cominciamo dalla text analysis.
e prendiamo le demo X-Analysis. Andiamo qua. Apriamo Visual Studio Code e diamo un'occhiata adesso agli esempi. Quello che io ho fatto, adesso vedremo, ho saccheggiato Wikipedia, né più né meno, perché ho preso dei testi da Wikipedia e li ho dati in pasto al Text Analytics. Quindi, per intenderci, sono andato nella dashboard di Asia, ho provvisionato un servizio di tipo Text Analytics, analogamente a come abbiamo fatto adesso con Language Understanding, mi sono copiato l'endpoint e la key, ok? E poi, e qui viene l'interessante. Allora, detect language. Detect language, proviamo a vederla. Ho preso una frase, in questo caso ho preso una frase di una canzone di Battiato. Perché? Perché Battiato è uso mischiare nei testi lingue differenti. Quindi io, essere umano, so che la canzone è in italiano. Però ho preso una strofa dove sono mischiati inglese, francese e italiano e sto per chiedere, guardate quello che avviene. Quindi, diamo le credenziali. Istanziamo il client. Questo ce l'abbiamo perché, per intenderci, ho referenziato il package, in questo caso il package Nuget, perché è C-Sharp, dell'SDK nativo. Istanzio il client, gli dico questo è lo URL del tuo endpoint, quindi il mio URL, la mia password, perfetto. A questo punto, questa è la frase. Non gli do alcuna country hint, perché volendo, quando si chiede all'istanza del client di predire il linguaggio, potremmo anche dare un suggerimento. Secondo me è inglese, però dimmi tu. Noi non diamo alcun suggerimento, vediamo che cosa ci dice. Quindi, la frase, up at your arms, nessuna hint, e vediamo, prendiamo il risultato, il result, ok, della predizione, la result, la proprietà detected languages potrebbe essere più di una, ok, e oppure potremmo aver fatto l'upload di n frasi differenti in lingue diverse. Quindi noi sappiamo il motivo, noi esseri umani che abbiamo scritto il codice dovremmo sapere il motivo per il quale qui dentro potrebbero esserci più di una lingua. Quindi ne ha detettate tre perché va in ordine di, anche se abbiamo dato un testo solo, perché va in ordine di confidenza, oppure le abbiamo dato tre documenti differenti da parsare, quindi qui invece che una singola stringa potrebbe essere un array di stringhe, ok? E quindi per le n predizioni saranno relative ai vari pezzi di testo che gli abbiamo dato. Qui forciamo tutte le predizioni, le iteriamo e ci facciamo dire qual è il nome della lingua, se il nome è ISO, se il nome per esteso, e l'indice di confidenza. Quindi veniamo qua e vediamo cosa pensa Text Analytics del buon Battiato. La chiamata oggi mi spiace, ma ho la linea di casa un po' più lenta, pur essendo
Fibro, intanto mi vanno anche in timeout le chiamate, le ho provate prima di iniziare qua e ok, perfetto. Secondo lui è anche se ha trovato le tre lingue, ok, secondo lui è italiano e ha un indice di confidenza dello 0,83%. Gli indici di confidenza vanno da 0, non sono veramente confidente, a 1 sono assolutamente certo. 0,83 per un testo così piccolo, dove tutto sommato non è che la parte italiana fosse quantitativamente preponderante, non è un buon indice di confidenza. Tutto sommato, o conosce Battiato con Gustaio, oppure ci ha azzeccato culo, oppure è artificialmente intelligente. Perfetto. Proseguiamo. Proviamo a fare il detect del sentiment. Allora, attenzione, qui non voglio scatenare flame, vi dico che cosa ho fatto. Sono andato su Twitter e della timeline di quando ho scritto questa demo, ho preso le prime due frasi, i primi due tweet, no, non era Twitter, scusate, Facebook, i primi due post su Facebook nella mia timeline, dei miei amici, che mi sembravano rispettivamente uno positivo e l'altro negativo. Ok, quindi partiamo da questo positivo perché, ok, people, I just came across this photo and it made me smile. Sono appena incappato in questa foto e mi ha fatto sorridere. Quindi questo è un sentiment positivo. Intanto che va, notiamo che il codice è molto banale, è veramente semplice perché è lo stesso client di prima, quello che abbiamo iniziato qua, ma semplicemente gli stiamo chiedendo di fare il detect del sentiment dicendogli ti dico che è in inglese. Non l'avevo fatto partire perché sono un pollo. Ok, non ho ricompilato. Ecco la mia pollaggine. .NET build. Facciamo compilare. Quando avrà compilato, facciamo .NET run. Vediamo la predizione. Nel frattempo, veniamo qui e mettiamo l'altra frase, che diciamo che è abbastanza evidentemente critica nei confronti della presidenza degli Stati Uniti. Qua io non capisco perché. Mi sia ancora. Ah, non è salvato. Non è salvato. Ok, c'era il pallino, perdonatemi. Non avevo salvato e quindi però va bene. Siamo direttamente all'esempio del negativo. Scusatemi per l'intoppo. Ok. A questo punto mi aspetto, nonostante la mia dabbenaggine, di vedere che ci dirà che secondo lui il sentiment è negativo. Ok, infatti è 0,084. In questo caso 0 è sentiment negativo, 1 è sentiment positivo, 0,048, 0,05 è fortemente negativo, è evidente. Ok? Oppure potremmo dire, senti, ti do un testo, extract key phrases, dimmi il succo di questo testo. E qui ho semplicemente preso il testo di Wikipedia, la pagina dei Depeche Mode. Ok, ho preso in inglese e quindi qui metto come lingua inglese, avrei potuto farlo prendendo quello italiano e mettendo IT. Ok, quindi è salvato. È salvato.
.NET Build e .NET Run. Ok. In questo caso vedremo che cosa in termini di key phrases ha compreso del testo. Ok, quindi le espressioni chiave secondo lui sono il fatto che si stia parlando del principale songwriter, autore della band, che è un autore inglese, ci si sta riferendo alla synth rock band Depeche Mode, e il fatto che è Martin Ligour, che incidentalmente è anche DJ, remixer, musicista tra i membri fondatori. Ok? In ultimo, per esempio, estrazione delle entità, cioè di che cosa tratta questa pagina. Le entità sono per esempio le persone. Ok? Facciamo Dr. Frank. Ho preso la stessa frase, e vediamo che cosa ci dice. Pazienza, ci dice, ascolta, guarda, io ho trovato Martin Gore, è una persona, ne sono certo praticamente al 100%, l'offset, cioè il carattere a partire dal quale ho trovato il carattere zero, e ti dirò anche una pagina Wikipedia. Poi ho trovato luglio 23 luglio, ok, non l'attribuisco una tipologia di entità classificata, però sono pressoché certo che sia un'entità e ha una pagina Wikipedia. Di questo, di 23 luglio 1961, so che è una data e sono decisamente confidente, 08, non ha una pagina Wikipedia. E vedete, disc jockey e quant'altro. Ok? In questo caso, per esempio, ha sbagliato perché Depeche Mode l'ha messa come persona. Ok? Ne è abbastanza confidente, probabilmente avrebbe potuto essere un'organizzazione. Ok? Quindi, queste sono tra le capacità disponibili out of the box di un servizio unsupervised, come può essere, per esempio, quello di Text Analytics. Sempre sul tema dell'interpretazione del testo, invece, ed è quello che abbiamo provvisionato prima, avremmo Language Understanding. Allora, Language Understanding, per intenderci, serve per implementare una cosa di questo tipo. Allora, facciamo refresh. Questo è un gestionale. Allora, qui adesso stiamo per usare un bot. Mi è scaduta la sessione di view, facciamo login. Allora, adesso usiamo un bot e questo è l'esempio fatto e finito, in realtà è un gestionale e poi vedremo un'altra app nell'ambito dell'accessibilità, sia questa bot compreso, c'è anche la Skill Alexa, sia l'app che vi do per l'accessibilità, le trovate sul mio profilo GitHub. Quella col bot è MERP, l'app che vedremo dopo per l'accessibilità è Rossi. Sono sotto licenza AGPL e scaricate, forcate, brigate, aggiungetevi a 322-109 e potete fare tutto quello che vi interessa all'ottica della AGPL. Luis
è quello che mi permette di fare questa cosa qua, cioè di, vediamo se con la refresh mi ha recuperato la sessione. Quanto stiamo fatturando? Ah, mi ha detto che devo rifare la login e ascolto la sessione, nessun problema. Faccio login, scusate, ho fatto le scatole. Oh, allora quanto stiamo marginando? Ok, allora il margine attuale corrente è 3.497 euro. Ma potremmo anche dire quanto abbiamo fatturato nel 2012. Ovviamente qui dietro c'è un database. Abbiamo fatturato 752.533 euro. Perfetto. Ok, allora capiamoci. Quindi il tema è quello di capire che cosa un utente ci sta chiedendo. Ok, quindi questo tipo di comprensione totalmente custom, totalmente applicativa, perché è la nostra applicazione, okay, non può essere frutto di un servizio pronto out of the box, che è il language understanding, quello che abbiamo provvisionato prima, ma ha bisogno di un po' di aiuto. Perché? Perché language understanding ha un addestramento che gli permette di comprendere come è strutturata una frase in italiano, come è strutturata una frase in inglese. Adesso stiamo usando l'inglese, dopo nell'esempio sull'accessibilità useremo sia l'italiano sia l'inglese, ok? E quindi è in grado di fare l'analisi sintattica, comprendere cosa è un soggetto, per intenderci, ma le hanno insegnato l'italiano, non le hanno insegnato, e l'inglese e tante altre lingue, non le hanno insegnato l'uso della lingua inglese in ambito finanziario o di contabilità. Questa è la parte di addestramento che noi dobbiamo apportare. Ora, l'addestramento si fa in modi diversi in funzione del tipo di servizio. Ok? Si può sempre fare anche da codice. Quindi è il motivo per il quale prima ci aveva chiesto anche la authoring, se ricordiamo. Ok, quindi possiamo scrivere codice che fa l'addestramento. Oppure tipicamente ci viene messo a disposizione un portale. Quindi, per esempio, nel caso di Language Understanding, l'indirizzo è questo. Occhio che qui ho messo EU, perché siccome ho attestato l'istanza del language understanding usata da questa applicazione su West Europe, so che devo usare eu.luis.ai. Ok, perfetto. Ora, sulla istanza del servizio, e qui lo sto facendo ovviamente per un'istanza di servizio che avevo già provvisionato, io posso creare n applicazioni. Cosa sono le applicazioni? Sono i domini. Quindi, per intenderci, il bot che abbiamo visto prima è Martin e deve rispondere a domande di natura contabile. Perfetto. Allora devo insegnargli a riconoscere quel tipo di domande e a mapparle su un intento. Quello che sa fare Luis, Servizio Language Understanding, è permettermi di specificare che quali potrebbero essere gli intenti del mio utente. Ho schiacciato sulla applicazione Martin, tenete conto, eravamo qua prima. Ok? L'elenco delle applicazioni, crea una nuova app, facciamolo mia nuova app, devo dire in che lingua
Sarà quell'app, una descrizione, chi se ne frega. Perfetto, la crea. Qui saltiamo perché al momento non ci serve. Quindi siamo nella nuova app che abbiamo appena provvisionato. Facciamo crea. Quello che dobbiamo fare all'inizio è definire quelle che vengono chiamate in italiano finalità, o se usate il portale in inglese, perché andate qua, lo mettete in inglese, vengono chiamati intenti. Lì le finalità sono cose del tipo comandare le luci, oppure riprodurre un frano. Ogni finalità, quello che ci chiederà, in termini di addestramento, è di dare quanti più esempi possibili di frasi che l'utente potrebbe usare per specificare questa finalità, questo intento. Quindi, riproduci Black Celebration Day Depeche Mode, oppure fammi ascoltare Life is a Fair degli editors. E potremmo proseguire, ok? Con, per esempio, altre finalità. Quindi vogliamo creare riprodurre un album e via così. Ok? Tra parentesi, torniamo a finalità, riprodurre un brano. Quello che si può fare è venire qui e taggare, ok? Taggo, sto tenendo pigiato CTRL, control, ok? Quindi questo gli sta dicendo: guarda che questa parte potrebbe cambiare. Ah sì? E io qua scrivo titolo. Entità titolo. Ed ecco che ha creato l'entità. Così come su riprodurre un brano potrei venire qua e con lo stesso giochino, questo e questo, dire autore. A questo punto vengo qua e tengo pigiato control, ho preso tutto questo e gli dico: ehi, questo è il titolo. Ah, ho sbagliato. Vabbè, dovrei venire qua e dire: no, è il titolo. Perfetto, e questo è l'autore. Bene. Ora, l'idea è produrre quanti più esempi possibili per ogni intento, perché quando dovessi reputare di averne prodotti a sufficienza, esegui il training. Mi fa il training, potremmo, giustamente ci sta dicendo che non può fare il training se abbiamo un intento vuoto. Ok, non cancelliamolo. Proviamo il training. Ok, è stato completato. Dopodiché potrei o fare esegui il test e qui posso, questo è il non. Ok, provare ad eseguire, quindi fammi ascoltare, quello può essere Stairway to Heaven, e vedere che cosa succede. Mi dice: ehi, guarda, sono abbastanza confidente, 0,497.
l'intento sia riprodurre un brano. Gli sta mancando l'autore e quindi l'indice di confidenza è basso. Ok? Ora, facendo pubblica, il modello addestrato verrebbe reso disponibile all'endpoint e quindi potremmo scrivere codice che comincia a chiamarlo. Ok? Ora torniamo per esempio a vedere un caso come quello di Martin, il bot che stavamo guardando prima. E come vedete, qui c'è fatturato lordo, utile netto. Voglio sapere se una specifica fattura sia stata pagata o meno. Ok? E quindi qua vedete che, per esempio, in questo caso, quando io ho effettuato il training per invoice number, ho messo qui soltanto il numero, qui il numero e l'anno, ho usato forme temporali diverse, specificando numeri di fattura diverse, qui ho costruito un'entità strutturata cliente. Ok? Perché più esempi faccio, anche lo stesso esempio come struttura, ma appunto con parametri diversi, più sostanzialmente lui diventerà capace di comprendere. Perché quando faccio la chiamata a Luis con la frase, sostanzialmente quello che lui mi risponde sarà dire: ok, secondo me l'intento è invoice query. Questo è il mio indice di confidenza e secondo me il parametro invoice number, l'entità invoice number, era valorizzata a 3. Tra parentesi, qui al momento è vuoto purtroppo, ma quando arrivano delle espressioni che lui non è riuscito a mappare in maniera sufficientemente confidente su uno degli intenti, ve le elenca tutte qua, dicendo secondo lui qual era la più verosimile e ci permette qui di fare o delete, metterebbe i tasti di add e delete, delete la cancella e basta, add la aggiunge agli esempi di training, li aggiunge, rifacciamo il training, pubblica e abbiamo portato avanti l'addestramento. Quindi piuttosto comodo. Oppure facciamo un altro esempio, cioè passiamo, prima di poi vedere una demo più interessante, alla computer vision. Ok? Computer vision ha dentro un po' di servizi. Noi oggi vediamo computer vision, adesso, e poi custom vision. Allora, veniamo qui. Computer Vision. Ancora una volta, Visual Studio Code. Parte. Allora, capiamoci. Qui quello che io sto per fare, che stiamo per fare, è chiedere al servizio unsupervised, cioè col training di base, di dire che cosa vede in determinate foto. Allora, partiamo da questa. Ctrl S, facciamo il build, .field. Questa foto, anzi no, cambiate idea, poi vedremo perché. Adesso facciamo fare il build e va bene così, però questa foto per intenderci è questa qua. Ok? Quindi noi stiamo per chiedergli che cosa lui veda in
questa foto. Attenzione. Quindi, come al solito, lo URL perché l'abbiamo provvisionato, la key, come al solito abbiamo referenziato il package Nuget che ci semplifica la vita col tipo di servizio che vogliamo usare. Ok, perfetto. Ci autentichiamo e chiamiamo Analyze, vediamo il client, come al solito il giro è che alla fin fine è tutto qua. Ok, dobbiamo in questo caso innanzitutto istruire l'engine computer vision per dire che cosa ci interessa. Noi quindi stiamo dicendo, ascolta, cerca volti, oggetti, colori, marchi. Voglio capire il tipo dell'immagine, produci una descrizione breve per l'immagine, categorizzami l'immagine, ok, dimmi se ci vedi il contenuto per adulti. Perché in funzione di tutti i flag che andiamo ad abilitare, potremo fare la chiamata, avremo il risultato e andremo a vedere per ogni categoria che abbiamo chiesto che cosa ha visto. Quindi i marchi, i volti, gli oggetti. Quindi vediamo, per esempio, che cosa ha visto con la foto del cane. Mentre sta facendo l'analisi, ci portiamo avanti e qui cambiamo l'immagine, gli chiediamo l'altra. E lui ci dice, allora, ho trovato un cane seduto su dell'erba, su un campo di erba verde e sono certo di questo. Sono certo al 0,94, che è tanto del sommario che ti ho prodotto. Sono certo al 0,99 che ci sia un animale tipo cane. Sono certo che ci sia dell'erba, sono certo che ci sia un cane, sono certo che sia è stata scattata all'esterno, che l'animale sia un animale, che sia carnivoro, che sia carino, mammifero, che sia giù e quant'altro. Ok, e le coordinate alle quali ha trovato. Non ha trovato volti, non ha trovato marchi e secondo lui il contenuto non è né per adulti né razzista. Ok? Abbiamo cambiato immagine. E qui adesso vediamo una cosa decisamente interessante. Siamo alla penultima demo. Quindi, .NET Run. Andrea non ci ha fatto vedere ancora l'immagine. Allora, vediamola l'immagine. L'immagine è questa. Ok? Per intenderci, stiamo dicendo di parlarci di qualcuno che è ben noto. Infatti lui dice, ascolta, guarda, questi sono David Bowie, N volte, Dave Gunn, N volte, e Martin Gore. E sono molto sicuro. Quindi vedete che se lui riconosce un personaggio noto, ce lo dice. Dopodiché ci dice è un gruppo di persone e sono assolutamente certo. Persone stanno posando, è un gruppo, sorridono, sono in piedi, vestiti. Ok. Dove sono le coordinate entro nelle immagini? Prova a predire l'età. Qui sta commettendo un errore. Perché paradossalmente non è vero che per adulti, perché una foto così è assolutamente erotica. Non mi sono azzardato di comporla mettendogli dentro anche Robert Smith o Trent Reznor, perché a quel punto ovviamente me la bannavano subito e non mi facevano più usare i cognitive services. Ok? Quindi vedete che fa un'analisi piuttosto approfondita. Ok? Un altro servizio interessante
che è penultima demo, è Custom Vision. Come al solito, dovrei andare a provvisionare Custom Vision, bla 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 bla. Custom Vision è il tipo di servizio che sa fare una cosa molto interessante. Ok? Permette di analizzare delle immagini per fare dei task di classificazione, cioè dare un'immagine e dire che tipo di immagine è questa? E ti dice, secondo me, è una cerimonia, secondo me è una conferenza, secondo me è un concerto. Okay? E data una foto, è un concerto, è una conferenza, è esattamente l'esempio che ho messo in piedi. Allora, qui dal portale sarebbe la solita cosa, nuova risorsa, custom vision e quant'altro. Vado sul portale, siccome questo è un servizio per il quale io devo produrre del training aggiuntivo. Devo venire esattamente come con lui sul portale e creare quello che lui chiama progetto. E quindi potrei chiamarlo conf or gig. Ok? Dirgli se il tipo di progetto, cioè se è di classificazione o se deve trovare degli oggetti, va benissimo classificazione, okay. Il dominio che aiuta a partire da un modello preaddestrato, teniamoci general, va benissimo, ok? E qui multilabel o multiclass. Qui, attenzione, ci dice, ok, vuoi fare una classificazione, perfetto, mi dovrai dare delle immagini e per ogni immagini dovrai. Se ti dico single tag, dovrai attribuire l'immagine esclusivamente a una delle categorie. Quindi è un concerto, punto. È una conferenza, punto. Nel caso del multilabel, posso attribuire a un'immagine n categorie e quindi, dato un'immagine, potrebbe dire che secondo lui appartiene a tre delle 8 categorie che ho specificato. Quindi, va benissimo, single tag. Create, diamo il tempo per crearlo e a questo punto quello che dovremmo fare, siamo qui dentro, è add images, cioè intenderci, lui ci chiederebbe di dargli delle immagini, e per esempio, veniamo qua, custom vision, images, ne ho un po' per concerti e un po' per conferenze, ok? Questi sono concerti, che è più divertente. Me ne sono salvato un po', di fatto da me, dovrei venire qua, fare add images, prendo la cartella, prendo questa. Quante ne voglio, eh? Il punto è che c'è un tempo di upload, quindi adesso per farla breve ne mettiamo solo tre. Ok? Queste tre. E mi dice, va bene, questa come la tagliamo? Concert o gig? Chi se ne frega. Fai l'upload. In questo momento fa l'upload. Ovviamente, qui il giochino è fare l'upload di quante più immagini possibile, perché per ogni categoria, perché una volta che faremo un add images ci dirà darci la categoria e quando siamo soddisfatti premere train e poi eventualmente fare i test noi a manina, esattamente come abbiamo fatto prima. Ora, per la nostra demo usiamo un modello che ho addestrato con molte più foto. Ok? Quindi vi ho fatto fare un upload molto lungo. Andiamo qua, prendiamo il codice sorgente, CTRL C, CV,
Stack. Code punto. Qui lo studio code. Allora, premesso che abbiamo addestrato il modello, abbiamo fatto train, l'abbiamo pubblicato, qui il giochino sarà analogo a quello che abbiamo già visto. Ok? Ci autentichiamo col client, l'endpoint, il nome del progetto, quindi il nome del modello, perché quello abbiamo creato, conference or gig, e gli diamo l'immagine che vogliamo predire, cioè dire ma questa è un concerto o una conferenza. Ovviamente dovrebbe essere un'immagine che non sia tra quelle che abbiamo usato per il training. Nel caso specifico era 4960, quindi è questa. Goldfrapp. Facciamo .NET build e .NET run. E vediamo cosa ci dice. Auspicabilmente ci dice che è un concerto, altrimenti vuol dire che la predizione, in questo caso la classificazione, è sbagliata. Ciò che ce la facciamo, making a prediction. Ok, è un concerto al 99,8%. Ok, allora anche in questo caso, per carità, di per sé usarla è stata estremamente facile. Come stato, abbiamo il client, classify image, gli diamo il progetto e l'immagine l'abbiamo caricata in questo caso da disco invece che da URL HTTP. Perfetto. E ci dà la predizione. Ora, attenzione, quando tiriamo in ballo il training, c'è il problema del bias nel training. Cioè dovremmo essere attenti a cercare di rappresentare la diversità che si può verificare. Cosa vuol dire? Vuol dire che nelle immagini che ho incluso per il training, per le conferenze, ho messo anche qualche immagine dei momenti di catering. Okay? Differenti tipi di sale. Ho messo teatri, perché un teatro può esserci un concerto, ma anche una conferenza. Ho cercato di optare per la diversity, avere anche speaker femminili, perché altrimenti se non metto speaker femminili, rischio che, siccome è più facile che ci sia invece un elemento femminile in un concerto, per esempio una cantante, allora un'immagine venga erroneamente categorizzata come concerto invece che conferenza, o il chador. Okay. I lanyard, quindi i cartellini che le persone indossano alle conferenze, le code, i proiettori, ho messo delle immagini con i classici cartelloni con l'elenco delle sessioni. Nei concerti ho provato a mettere band, cantantesse, piuttosto che cantanti, band miste, San Siro, piuttosto che Cure, Palatrussardi, Rolling Stone, Muse, l'Arena di Verona. Ok? Quindi stadi, arene, teatri, parchi, cercando di rappresentare la diversità, perché altrimenti ovviamente entra del bias all'interno del training. Torniamo al discorso che facevamo all'inizio, il training ha sempre una componente di rischio. Bisogna essere sicuri di avere tanta informazione e che è rappresentativa e correttamente classificata, perché altrimenti diventa un problema. Ok?
Dalla parte di Speech API vediamo direttamente soltanto la demo finale, ok? Però Speech API abbiamo Speech to Text, Text to Speech, Speaker Recognition, capire se due frasi pronunciate siano della stessa persona o di persone differenti. E poi abbiamo la sintesi vocale. La sintesi vocale è quella che vedremo, funziona usando delle voci neurali. L'idea è che dobbiamo fornire un chunk di SSML, che è un markup, ok? Che permette di dire il tipo di voce che vogliamo e, per esempio, mettere le pause. Adesso vedremo. Dire se vogliamo che la voce sia gioviale piuttosto che arrabbiata. E quindi, per esempio, in questo caso abbiamo una voce maschile che in modo molto neutrale dice buongiorno Jessa e Jessa che risponde in modo amichevole buongiorno a te, dai. Quello che fa il servizio di Speech API è che ci restituisce alla chiamata uno stream binario. Che è la forma d'onda che dobbiamo riprodurre. Quindi a quel punto o usiamo una libreria alla quale puoi andare lo stream binario e la riproduci, oppure la salviamo sul disco in formato WAV, la convertiamo in MP3 e la facciamo pronunciare A, VLC o quello che vogliamo. Perfetto. Ultima demo, tutti assieme. Cosa vuol dire? Proviamo a fare uno scenario complessivo dove mettiamo assieme vari servizi per produrre qualche cosa di interesse, ovviamente, tra parentesi, a questo punto, nel tema dell'accessibilità. Ok? Queste sono alcune foto dell'hackathon che avevamo organizzato con Accessibility Days in Microsoft House nel 2017. Ora, cerco di darvi un'idea di quanto si possa essere produttivi usando i cognitive services. Perché questo è un hackathon, perfetto. Tra parentesi, questi qua dietro a dormire, questo sono io. Se vedete il mio puntatore del mouse, comunque il penultimo nell'angolo di quelli che dormono, ero io. Allora mi sono detto, Andrea, fai la cavia, fatti tu un hackathon. E ho provato a produrre un clone dell'applicazione realizzata da Microsoft che è Scene AI. Purtroppo c'è solo per iPhone. Provate a scaricarla. È un'applicazione interessante perché è quella che vi permette di inquadrare qualche cosa e chiedere, anche usando Siri, al telefono di dire cosa stia vedendo o di leggere, di riconoscere il taglio di una banconota, qualcosa di questo tipo. Quindi, però, questo sono io all'inizio del mio hackathon, durato un weekend, un sabato e una domenica. Questo sono io al sabato mattina e mi sono detto: vabbè, fai un'app per Windows. Questa è Rossi, quella che trovate su GitHub. In realtà, adesso stiamo lavorando per mettere un'interfaccia utente per iOS e una per Android, però questa che stiamo per vedere è la branch col lavoro fatto in 2 giorni. Ok? Tra parentesi, non avevo mai usato UWP, Universal Windows Platform, quindi il toolkit per fare l'applicazione Windows 10, quindi su quel fronte dovevo studiare anche come si fa a scattare la foto e quant'altro. Quindi questa cosa mi ha rallentato e questo sono io alle 48 ore dopo, delle quali 22 e mezzo spese facendo coding, studiandomi AWP. Quello che sono riuscito a ottenere è quello che vediamo adesso, ok? Quindi riconoscimento delle frasi in lingue differenti e risposte localizzate in varie lingue. Ok? Vediamolo. Allora, innanzitutto
La esegue. Quindi al momento non guardiamo il sorgente. Quello che abbiamo è che ho alcune foto. Ok, e adesso chiederemo a questa applicazione di interpretare queste foto. Ok, quindi per esempio, pick. E cominciamo a prendere una foto nella quale c'è Fabiana e altre persone, Mara, eravamo a un pranzo. Okay. Con take scatterebbe la foto, però siccome sto usando la webcam per vederci, non la impegno per ovviamente fare questa cosa qui. E scrivo, allora, attenzione, scriviamolo per esempio in inglese, WhatsApp. Faccio analyze e taccio. Ditemi se, cioè poi mi direte, dovreste sentire l'audio. A group of people sitting posing for the camera. Ok, spero che l'abbiate sentito. Quello che ha fatto l'applicazione è stato riprodurre in audio il summary. Non solo ha fatto computer vision. Diciamo che uso e vedete che ha trovato, ha detto che un gruppo di persone è confidente all'85%, secondo lui, dai volti, c'è cioè una donna di 26 anni, un uomo di 49, un uomo di 45, una donna di 39, dove li ha trovati e le cose che ha trovato. Okay. Gli oggetti, per esempio degli occhiali, sono molto probabilmente quelli di Fabiana. Okay. Oppure potrei fare un'altra cosa, quindi fare pick e prendo una foto scattata durante l'hackathon di accessibilità, ok? E gli chiedo chi c'è? Ci sono due persone, più precisamente un uomo che sembra avere 33 anni, un uomo che sembra avere 28 anni. Ok, spero abbiate sentito. Tanto l'audio out ha qualche problema, ma ha detto che ha visto un uomo di 33 anni e un uomo di 28 anni. Ha sbagliato totalmente l'età perché mi ha dato 33 anni, che sono 13 in meno di quel che ho, ma va bene. Ok, però sul summary, quindi un uomo che usa un laptop computer con confidenza 0,94. Allora, vediamo che ho usato lingue differenti, l'italiano l'inglese. Queste lingue hanno orientato la computer vision in maniera differente perché qui io ho chiesto per le persone, quindi ha totalmente escluso il tema degli oggetti perché si è focalizzato sulle persone. Oppure, per intenderci, facciamo gli ultimi due e poi cerchiamo di capire. Prendo questo che è il San Siro, e gli vedo cosa succede piuttosto che cosa vedi. Allergic Stadium with Green Grass. Ok, qui non ho prodotto in italiano, proprio non c'è il mio codice che nell'SSML non ho prodotto in italiano, però vedete che ha detto questo è uno stadio grande e tra parentesi vedete che nei tag c'è Soccer Specific Stadium, cioè lui ha capito che è uno stadio di calcio.
Okay, quindi le analisi che fa non sono banali. Per intenderci, ultima foto e poi capiamo quello che è stato fatto vedendo il codice, che in realtà è la parte più semplice. Allora, questa è la foto scattata al matrimonio di un amico. WhatsApp. E a group of people standing in front of a crowd. Ok, perfetto. Un gruppo di persone, in questo caso sono gli sposi, standing in piedi davanti ad una folla. Ok, che erano tutti gli ospiti, certo, perché erano gli sposi che ballavano davanti agli ospiti. Infatti vedete che c'è wedding dress, vestito nuziale, e bride, c'è la sposa. Lui ha capito di che cosa si trattava. Ok. Come è stata fatta questa cosa? Vi ricordo in 22 ore e mezzo di codice facendo tutta l'app da zero, il provisioning. Allora, guardiamo il codice. E qui il codice è abbastanza semplice perché? Perché l'idea è... scusatemi, non è qua, ma è qua. Ok. Allora, pensiamoci, qui l'idea è che c'è una frase che mi deve essere, che mi viene scritta, una utterance, in italiano o in inglese. Quindi il primo tema è quello del comprendere la lingua. Quale lingua è stata usata dall'utente? Poi, secondo tema, mappare la frase su un intento, e quindi io ho creato un'app Luis per ogni lingua che voglio supportare. Quindi veniamo su Luis, le mie app, l'app Rossi l'ho creato due volte, in inglese e in italiano. E quindi ai noi, ma gli intenti, gli stessi intenti, le stesse finalità li ho dovuti definire con lo stesso nome, ok? In entrambe le lingue. Quindi, per esempio, in italiano, full scan, avrò figa che c'è, descrivi ciò che vedi, descrivi cosa vedi, se che è, cosa succedendo, cosa c'è intorno a me, cosa c'è attorno a me, cosa succede e quant'altro. E qui, per esempio, vedete che io ho scritto cosa succede, ma non che succede. Però mi dice, guarda, è arrivata una frase che tu non mi avevi specificato, ma secondo me è un full scan, non è people. E quindi io posso dire, sì, ci avevi preso bene. E anche qui, cosa c'è? Sì, avevi preso bene che era full scan. Posso fare così, posso fare esegui training, adesso glielo faccio fare, quando ho finito potrei fare pubblica e avrei aggiornato il mio modello. Ok? Ma torniamo al codice. Qui quello che faccio è prendere lo URL, il percorso della foto, dalla casella di testo, oppure usare la camera. Perfetto. Sta di fatto che al termine di questa operazione qui dentro ho il blob, quindi l'immagine. Per comodità io faccio l'upload di questa immagine sullo storage di Azure, ma non è fondamentale. Ok? Perfetto, ho l'immagine. A questo punto, dalla casella di testo, leggo quello che è stato scritto mettendo default WhatsApp. Non ho fatto in tempo a fare anche lo speech to text in quelle 22 ore per arrivare comunque ad avere un testo, perché il punto è che alla fine ho bisogno del testo. A quel punto, io che cosa faccio? Chiedo l'analisi dell'immagine. Ed avviene tutto qua dentro con il semplice codice che ora vediamo, perché
a questa funzione scritta da me passo lo URL dell'immagine e la frase dell'utente. Ora andiamo a vederla. E quello che questa funzione fa è chiamare, cercare di capire qual è l'intento, full scan o people. Per capire qual è l'intento, uno, devo capire qual è il linguaggio, quindi detect language. Inglese o altrimenti quell'altro, che a questo punto, come è stato implementato, sto usando soltanto inglese e italiano. Perfetto, quindi così, ed è il codice che abbiamo visto prima, detect language, negli esempi mirati, lui ci sta dicendo, secondo me, è inglese oppure è italiano. Perfetto. A questo punto dobbiamo chiamare l'istanza di Luis dicendogli qual è il nome dell'app da usare, quella per l'italiano o quella per l'inglese, perché il mapping della frase sull'intento deve essere fatto dall'app specializzata in quella lingua. Ok? E questi sono gli app, e li ho messi nel file di configurazione, i nomi delle due app, che sono Rossi-N, Rossi-IT. Ok? Quindi facciamo, istanziamo il client di Luis, facciamo la chiamata a questa app, su questa istanza di Luis, ok? Sullo slot di staging, perché tu il training lo puoi pubblicare in test, cioè staging o in produzione, va bene? Questo è il tipo di richiesta che vogliamo, la utterance è la frase e queste sono le opzioni, questa è trascurabile, ok? Lui ci restituisce la predizione, torniamo indietro. La predizione, allora in analisi, scusatemi, qui la predizione è il nome dell'intento. Perfetto. Quindi full scan o people. Cosa ce ne facciamo? Ce ne facciamo che in funzione dell'intento capiamo come vogliamo configurare la computer vision. Anche di questo abbiamo visto l'esempio. Cioè, sostanzialmente, chiamiamo una funzione che è in funzione dell'intento, get analyzer, ripassiamo l'intento, perfetto. Qui il giochino, eccolo qua, è che in funzione dell'intento produciamo il tipo di ricerca che vogliamo fare. Sono le stesse opzioni che abbiamo visto prima, soltanto che prima le abbiamo viste nell'esempio solo nella computer vision. Quindi questa è orientata a cercare le persone, esempio, vedete che non ha objects, mentre la corrispondente produce la stessa lista di opzioni, ma mette dentro anche colori, oggetti, categorie. Quindi abbiamo costruito quella lista di opzioni, che è quella che andiamo a usare quando poi facciamo la chiamata vera e propria. Perché queste sono questa è la lista di tutte le opzioni. L'immagine, le opzioni, ci restituisce il risultato, ok? In funzione del linguaggio, italiano o inglese, dobbiamo produrre una frase vocale localizzata nello stesso linguaggio usato dall'utente per fare la domanda. E quindi semplicemente prendiamo il risultato dell'immagine, della scansione, e lo passiamo, per esempio, a due funzioni specializzate per la lingua
ognuno della quale, ve lo faccio direttamente vedere, che facciamo prima. Ok, analyzers, people e full scan, che per, eccoli qua, vedete, per il full scan questo produce l'SSML in inglese, questo produce l'SSML in italiano, è banale accodamento di stringhe, questo andiamo in fondo, lo produce nel caso del People Analyzer l'SSML in inglese, è accodamento di stringhe, qua bisogna studiarsi il markup SSML o lo speech text Italian, e a quel punto quell'SSML lo restituiamo alla applicazione che in questo caso usa, e lo vediamo qua direttamente, questa è l'istanza del servizio del servizio della voce, ci viene restituito della voce, e questo è il wave vero e proprio, lo passiamo a una funzione che ho scritto io, play, che fa una roba veramente banale, la salva su disco e poi uso la classe media player dell'SDK di Windows per riprodurre il suono, ok? Però alla fine questo è un wave file su disco che si può usare, si può riprodurre come vogliamo. Quindi alla fine Rossi combina computer vision, text analytics, language understanding, speech API sostanzialmente per produrre uno scenario complessivo dove tutti i servizi vengono messi assieme per dare una funzionalità utente utile nel campo dell'accessibilità. Poi il sorgente lo potete guardare meglio scaricandovi, ma anche quello del bot, MERP e Rossi direttamente da GitHub. Allora, vi ho rubato tantissimo tempo in più, perché è mezz'ora in più e vi chiedo, quindi innanzitutto vi chiedo scusa, punto uno. Punto due, vi ringrazio. Punto 3, questi sono i miei contatti, il barcode, il QR code è LinkedIn, potete entrare in contatto, il mio profilo GitHub per scaricarvi le demo. Per chi ha resistito, se ci fosse qualche domanda, rispondo. Sì, magari, scusi, ecco, intervengo anch'io. Invito magari a fare eventuali domande live, così magari cerchiamo di recuperare anche qualche minuto, sì, avendo uno scambio diretto. Mi chiedo veramente scusa. No, 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 figurati. Noi. No, beh, ragazzi, ora di cena per tutti. Allora, okay. Vediamo se ci sono prenotazioni. Io nel frattempo... Sì. Sono connessa con il cellulare perché è caduta la wifi anche a me, non sei l'unico ad aver avuto problemi di wifi oggi. Allora, o sei stato particolarmente chiaro o hanno tutti molta fame. O li ho fatti addormentare tutti, eh? No, 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 ci sono, ci sono. Ti ringrazio Raffaele. Grazie a te. Va bene. Ok, sì. Allora, eventualmente, insomma, se ci sono domande nei prossimi giorni di qualcuno, sì, che magari rivede anche la registrazione, ci possono scrivere direttamente a te sui social, certo, di Codemotion, ovunque. Assolutamente. Ok, allora ci salutiamo. Grazie mille, Andrea. Grazie. Vuoi ricordare tu il prossimo appuntamento?
martedì prossimo, stessa ora, Rossella sarà sicuramente più brava di me a gestire il tempo. Ragazzi, auspicabilmente ogni martedì, per 5 martedì 18:30, 20, avete un appuntamento che speriamo essere interessante. Grazie ancora. Perfetto, grazie a te, grazie a tutti voi, buona serata e Buona buona serata cena. a tutti, grazie, ciao. Ciao Andrea.